Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di ETG Marche. In apertura la cronaca, indagini a 360 gradi in corso a Porto San Giorgio, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna, probabilmente straniera, di circa 30 anni all'interno di un appartamento. Il corpo presentava diverse ecchimosi, segno di possibili violenze. Secondo i sanitari del 118, la morte risalirebbe ad almeno 3 giorni fa. A dare l'allarme è stata una donna insospettita da un forte odore proveniente dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Squadra Mobile di Fermo insieme alla Polizia Scientifica per effettuare i rilievi necessari e ricostruire che cosa sia accaduto. E adesso parliamo del maltempo, incubo pioggia nelle Marche, esattamente un mese dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio l'Anconetano, disagi e allagamenti anche oggi tra Senigallia, Ancona e Falconara. Tornano i sacchi di sabbia a proteggere gli usci delle case. Sale la paura ancora a Castelferretti di Falconara, esattamente un mese dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio la frazione falconarese e in particolare la zona dell'Aspio tra Ancona Camerano e Osimo e la frazione numanese di Marcelli. Nel sabato, d'allerta gialla per piogge e rischio idrogeologico, il mattino inizia con la pioggia battente e i primi allagamenti. Qui siamo in via Spadoni ad Ancona, nella zona della Baraccola, dove sono stati registrati vari allagamenti anche del sottopasso di via Caduti del lavoro. A Senigallia i fiumi Mise e Cesano sono per fortuna sotto il livello di guardia, ma il reticolo minore sta creando problemi nella zona di Cesano e Cesanella. Aperto il COC a Senigallia come a Falconara. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, criticità alla viabilità anche nel comune di Montemarciane, nell'entroterra senigalliese, interessando non solo le strade minori ma anche le provinciali, importanti arterie di collegamento tra i comuni delle vallate Misa e Nevola. Durante la giornata, traffico autostradale a singhiozzo nella zona tra Senigallia, Fano e Marotta, con tratti chiusi per consentire la messa in sicurezza e poi riaperti. Serve un intervento risolutivo, a chiederlo è la sindaca di Falconara Stefania Signorini dopo i nuovi disagi creati appunto dal maltempo nel comune di Falconara. Sentiamo. Sindaco Stefania Signorini, si torna in qualche modo a vivere quello che i cittadini di Castelferretti non volevano a distanza di un mese esatto. Qual è la situazione in questo momento? Allora, la situazione questa mattina era evidentemente critica, tanto che ho aperto il COC. E abbiamo monitorato ininterrottamente i fossi con operai PL, addirittura appunto tutti gli assessori che erano qui, cercando di intervenire laddove è stato necessario. Quindi abbiamo chiuso il sottopasso dell'aeroporto, o quel sottopasso a Castelferretti. Quindi interventi anche che hanno tenuto sotto controllo una situazione che però deve essere risolta in maniera definitiva, perché è una situazione che logora i cittadini e conseguentemente anche il sindaco. Quindi siamo in attesa che venga compiuto l'intervento risolutivo che sarà l'ampliamento del letto dei fossi del San Sebastiano e del Canettacci. Si è già sentita con le autorità regionali? Sì, mi ha chiamato l'assessore Aguzzi, direi che è stato appunto un'interlocuzione importante, è sempre molto disponibile, molto vicino, quindi lo ringrazio per la sua partecipazione e al di là di questo serve questo intervento il più rapido possibile per risolvere in maniera diciamo determinante questa situazione. Ogni notte viviamo nell'incubo con l'arrivo della pioggia, a dirlo i residenti di Castelferretti, frazione di Falconara già colpita dagli allagamenti del mese scorso. Torna la paura, un mese dopo, tornano sacchi di sabbia e tavole a protezione di case e imprese. L'incubo, un mese dopo l'alluvione del 19 settembre, è realtà a Castelferretti. Qui già siamo stati bastonati abbastanza. Viviamo negli incubi. La notte appena sentiamo piovere non si dorme. Tutto qui. Un'alba in allerta dopo una notte di piogge, tanto intense da proseguire nella giornata. Due criticità principali: il fosso dello Zocco Stracolmo in grado di inondare i campi circostanti, l'acqua e il fango dalla collina di Montedomini in direzione di Via Tommasi, nei pressi del cimitero e dello stadio Fioretti. Allagamenti anche in altre strade della frazione. Paura, rabbia, frustrazione. Paura adesso
grazie a Dio non è che ha fatto danni alle persone, danni materiali tanti magari, però sì, insomma, siamo sempre così, un territorio che a quanto pare deve essere curato un po' di più. In campo le squadre di polizia locale, protezione civile e forze dell'ordine, così anche i vigili del fuoco per soccorrere in via Saline un ragazzo la cui auto è stata centrata in pieno da una pianta. I fossi Cannetacci, San Sebastiano, Rigatta e Liscia sono stati monitorati perché hanno superato il livello di guardia. Il comune ha raccomandato le persone di salire ai piani alti e di non occupare locali interrati e sottopassi, alcuni dei quali non percorribili. Assessori, sindaco e tecnici hanno proseguito le verifiche nel territorio in previsione di una serata in apnea. E pensare che domani il Palaliuti accoglierà un evento di beneficenza per gli alluvionati di Castelferretti di un mese fa, ancora una volta tornati nell'incubo. Continuiamo a parlare di maltempo, allagamenti anche nei quartieri di Cesano e della Cesanella nel comune di Senigallia. I residenti, ogni volta che piove qui è così, il sistema fognario va rivisto. Al solito, la Cesanella è così, quando piove un po' si riempie tutto. Ogni volta che piove sì, è un casino, le fogne non ritirano più, è un problema. Le fogne generalmente non le pulisce nessuno. Però ci sono alcune zone che sono più basse e quindi logicamente la strada si riempie subito. Io per esempio, mio padre, quando ha costruito la casa, l'ha alzato leggermente rispetto alla strada. Cade la pioggia e le strade si allagano. La Cesanella di Senigallia, come troppo spesso accade nelle giornate di maltempo, raccontano i residenti, tra chi è impegnato a spazzare via l'acqua dal giardino e chi invece la drena con le idropompe da scantinati e garage. I danni, stando a quanto raccontano i residenti, non sono molti, ma a pesare sull'umore è la precarietà in cui si vive ogni temporale. A causare gli allagamenti, il sovraccarico del sistema fognario cittadino. Avete aperto voi i tombini stamattina? Sì, abbiamo aperto noi. Sì, non si poteva vedere nessuno. Quindi non avete avuto neanche, perché abbiamo visto che là ci sono i vigili del fuoco, però soccorsi? No, qua non c'è stato nessuno, l'abbiamo fatto noi. Noi dobbiamo, chi c'è le cantine, attaccare le pompe nelle cantine, butta fuori, però se le foglie non tirano. Lei ha avuto la cantina allagata? Sì, ancora ci sono le pompe che ho attaccate. È da rifare proprio tutta la fognatura con tubi un po' più grossi, non lo so. In casa è entrata acqua? No, ancora no. È arrivata qua perché in queste vie, in queste traverse si riempie. Oltre al quartiere della Cesanella, allagamenti si sono registrati anche al Cesano e per tutta la giornata il tratto della 14 tra Senigallia e Marotta è stato aperto e chiuso a singhiozzo. Il comune di Senigallia ha attivato dalla mattina il COC, il centro operativo comunale, per monitorare la situazione. Fortunatamente i fiumi Mise e Cesano sono rimasti sotto livello di guardia. A destare più preoccupazione nel momento di maggiore intensità dei fenomeni i reticoli minori, poi tornati alla normalità dopo il passaggio della perturbazione. E nel frattempo la Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta meteo, questa volta per criticità idrogeologica, per tutta la giornata di domani. Per la mattinata sono previsti fenomeni residui in progressivo esaurimento. Le residue precipitazioni potranno determinare, in particolare nella prima parte della giornata, ancora criticità nelle zone già interessate dalle piogge di oggi. E adesso cambiamo argomento. Un avvocato del foro di Ascoli Piceno e un imprenditore della zona sono finiti in carcere in custodia cautelare con l'accusa di truffa, autoriciclaggio e riciclaggio e falso materiale. Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato un sistema di truffe e danni di clienti dell'avvocato per un totale di circa 200.000 euro attraverso la falsificazione di atti giudiziari e accordi transattivi. Le vittime, credendo di saldare i propri debiti, avevano versato ingenti somme a società create ad hoc, la cui ragione sociale era simile a quella dei veri creditori. Parallelamente, il professionista avrebbe simulato procedimenti civili inesistenti e falsificato documenti per ingannare i clienti. Entrambi gli arrestati dovranno ora rispondere di diverse accuse, mentre le indagini proseguono per identificare ulteriori complici coinvolti nelle truffe. Nelle Marche dei cantieri edili, il monito di Edilart: bisogna comunicare la sicurezza.
Una forte richiesta di manodopera in edilizia è un settore che nel territorio regionale impiega oltre il 50% di lavoratori stranieri. Ecco la necessità di rivedere il percorso di comunicazione per trasmettere e diffondere una cultura della sicurezza nei cantieri, assicurando un'interazione continua con imprenditori e dipendenti. Il faro è stato acceso in occasione del ventennale di EdilArt, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche, venerdì 18 ottobre al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. I rischi sono tanti. Alcuni sono quelli più noti, come le cadute dall'alto, che è il fenomeno più diffuso, però sicuramente possono essere tanti gli elementi che pongono a rischio all'interno di un quartiere, essendoci più lavorazioni diverse e concomitanti. Abbiamo bisogno alla base di un cuscinetto legale che ci consenta di poter maggiormente andare a lavorare, piuttosto che con ispezioni sanzionatorie, ma cerchiamo di risolvere prima il problema a monte. EdilArt ha formato migliaia di operatori. Nell'ultimo anno Edile ha erogato 280 corsi di formazione obbligatoria in edilizia a 2.834 partecipanti e oltre 800 imprese. I dati degli infortuni tuttavia preoccupano. Nel 2023 sono stati 1.424, un più 6,7% sul 2022. E nel periodo gennaio-agosto 2024 le denunce di infortunio risultano essere già 936. Dati che si legano alla crescita esponenziale del comparto marchigiano per l'esplosione dei bonus edili, l'avvio della ricostruzione e i lavori del PNRR. Questo significa, insomma, dare una mano anche alle imprese sane, no? Che fanno concorrenza leale e che però hanno bisogno da parte degli enti bilaterali di un'attenzione maggiore proprio perché loro si sono affidati a queste figure. Alle imprese manca chi li segue in questo percorso di sicurezza e che faccia capire che la sicurezza è un pezzo del processo produttivo e non qualcosa che è all'atere. E le nostre scuole proprio sono in grado anche di seguire l'azienda in questo percorso. Sicurezza obbligatoria e imprescindibile in una regione il cui cuore, dopo il sisma del 2016, è considerato il più grande cantiere d'Europa. Abbiamo in animo di sviluppare un accordo con l'INAIL, ho già incontrato il direttore generale per poter investire in maniera tale che possa esserci qualche premialità anche in favore di chi orienta la propria azione aziendale proprio al miglioramento delle condizioni di sicurezza, ad esempio con i ponteggi intelligenti. Presentati all'Università di Macerata i 5 progetti vincitori dei bandi a cascata messi a disposizione dall'Ateneo nell'ambito dell'ecosistema Vitality Spoc Safina. Sono progetti molto interessanti nei quali sono coinvolti non solo le aziende ovviamente che li hanno proposti, ma anche i ricercatori del progetto PNRR Safina. Presentati nell'aula abside del Dipartimento di Economia dell'Università di Macerata i 5 progetti vincitori del bando a cascata per lo SPOC numero 7 nell'ambito dell'ecosistema Vitality Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia diffusa nel Centro Italia. I 5 vincitori sono il progetto Vita della cooperativa Il Faro di Macerata e IDAPT SRL, il progetto Kufeld della Bibop SRL, il progetto Vitalucchi della AC75 Startup Accelerator SPA, il progetto Ideale della Synthesis insieme a Skilla e Sinergia EPC ed infine il progetto D-Friendly della Rainbow CGI. Il contributo totale è di 660.000 euro di cofinanziamento per progetti ad alto contenuto di innovazione. Alcuni riguardano per esempio le tecnologie che aiutano nell'assistenza e nella cura degli anziani, anche delle persone con fragilità, e un paio di progetti riguardano invece l'uso della tecnologia per migliorare l'offerta culturale per il pubblico, soprattutto degli over 65. Soddisfatto il magnifico rettore McCourt, soprattutto per il rafforzamento del rapporto università-impresa. Per rafforzare le aziende vincitori, per rafforzare le persone che sono coinvolte e rafforza chiaramente l'università perché crea degli agganci molto importanti con il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa, e questo è fondamentale perché dobbiamo ascoltarci a vicenda. Parlando proprio di contributi di stretta attualità, è il taglio del fondo di finanziamento ordinario FFO di circa il 10% che andrà a minare la stabilità del sistema universitario del Centro Italia e minaccia il futuro delle comunità locali. Dobbiamo occuparci del nostro day job, come si dice in inglese, gli insegnamenti, la didattica e la ricerca di base, e queste cose vengono messe a rischio e
e sicuramente anche per esempio l'idea di crescere, di assumere nuove persone è in questo momento assolutamente fuori luogo, per cui un momento davvero difficile che per fortuna stiamo affrontando insieme con gli altri atenei, e questo è molto importante. Ci fermiamo adesso, linea Network Calcio Show, grazie per essere stati con noi, arrivederci.